In uno dei pannelli Sì. presenti nella mostra, negli ultimi due, se ricordo bene, ci sono dei riferimenti alla contemporaneità, alla strettissima contemporaneità. In uno è presente il lavoro di un artista tuo conterraneo, un artista giapponese che ha interpretato il teatro becchettiano in una lettura dell'Hikikomori, che ci spiegherai poi che Sì. cos'è. E un altro pannello invece delinea un'interpretazione molto sottile di Beckett interpretata da alcuni attori di strada durante Occupy Wall Street. Ci vuoi parlare di questi Sì. due? Allora, prima di tutto, lo spettacolo che la regia che si è ispirata al fenomeno di Hikikomori risale al 2006. Che cos'è l'Hikikomori, prima Allora, di tutto? Hikikomori letteralmente significa autori rinchiusi. È un fenomeno dei giovani giapponesi che ormai è un grande fenomeno sociale che conta, si dice, circa 1,5 milioni di giovani tra 15 e 40 anni, significa letteralmente autorinchiuso, cioè questi giovani da un giorno in poi, da un giorno all'altro all'improvviso non escono più da casa, rimangono nella loro stanza, rifiutando completamente il rapporto sociale con l'esterno. Anche con la famiglia. Con la famiglia sì, il rapporto rimane soltanto nello stretto cerchio con i familiari. E questa permanenza in casa a volte dura per anni, quindi creando tensione nella famiglia, in casa, a volte si registrano anche i casi di violenza, soprattutto Sì. da parte di questi giovani Hikikomori nei confronti dei loro genitori, altri familiari. E in Giappone si conosce questo fenomeno ormai da quasi 20 anni, e questo regista che si chiama Makoto Sato, uno fra i più importanti registi giapponesi del teatro contemporaneo, per mettere in scena finale di partita di Beckett, ha chiesto alla traduttrice di fare una nuova traduzione, ma dando indicazione dicendo che io invertirò il rapporto dell'età dei due protagonisti. Come sapete, tra Ham, che sta seduto sulla sedia a rotella con occhiali da sole, quindi non ci vede nemmeno, e il suo servo che si chiama Club. Tra questi due personaggi, Ham è di solito è una figura più anziano, che viene considerato come il padre rispetto a Club, e Club che dovrebbe essere un figlio che si comporta da servo per lui. Invece Sato ha messo un giovane attore nei panni di Ham e su Club un attore più anziano che potrebbe essere il padre di quell'altro attore. Per rappresentare finale partita come se fosse il dramma di una famiglia con un giovane Hikikomori. Anche perché, secondo Sato, la psicologia molto complessa di questo personaggio becchettiano che si chiama Ham, con tutte le tensioni, assomiglia molto a quello di Hikikomori. Lui non vuole. Allora, immaginiamo che possiamo immaginare anche che questo Ham, che sta seduto sulla sedia a rotella con occhiali da sole, forse lui non è che non ci vede veramente, ma non vuole Sì. vedere la realtà.
esterno. Forse potrebbe anche camminare, ma non vuole camminare per stare sì. dentro la casa. Tant'è vero che una messa in scena fatta dallo stesso Beckett potrebbe anche poteva alludere anche a questa possibilità di finta cecità sì. di Ham. Per cui questo personaggio ci racconta molto, ci rappresenta molto bene come dire, la psicologia e il comportamento di Hikikomori. E questo giovane che si comporta da tiranno, questo giovane che si comporta da tiranno nei confronti di Club, e diventa veramente un dramma familiare tra un giovane Hikikomori e il suo padre, sì. che è impotente di fronte a questo, asseconda tutto ciò che dice il giovane. E questo è il modo in cui Sato ha voluto rappresentare fine di partita, anche perché in quegli anni non solo Hikikomori, ma i giovani, così come anche in Italia e così, ma i giovani giapponesi veniva definito dai media Lost Generation, sì. cioè generazione perduta, che non ha nessuna possibilità di conoscere un bel futuro, la possibilità del futuro. Era una novità per loro, per i giapponesi, certo. perché fino ad alcuni anni fa per loro la difficoltà di trovare un lavoro, soprattutto per un laureato, non c'era. Poi soprattutto entrando in questo nuovo millennio ha cominciato a avere anche questo problema anche loro. Allora, per cui parlare dei giovani senza futuro era molto importante per un teatrante giapponese. Allora Sato, probabilmente partendo da questa situazione sociale in cui vivevano, ha scelto di rappresentare fine di partita in questo modo. Allora, invece parliamo di questo Aspettando Godot a New York, Wall Street. Questo è stato fatto da un certo Lance Duerfard, che è un professore associato dell'Università di Purdue, in Indiana, negli Stati Uniti. Tra l'altro lui, avendo saputo della nostra mostra tramite Rick Cracci, che ha sì. dato anche un grosso contributo alla nostra mostra, mi ha scritto qualche mese fa dicendo che avrebbe voluto dare un contributo alla mostra, sì. perché lui stesso aveva appena scritto un libro il cui soggetto era quasi identico a quello della nostra mostra. Lui aveva raccolto tantissime documentazione sulle messe in scena di Beckett fatte in contesto di crisi o disagio sì. sociale, e lui diceva che c'è una affinità o come dire, una corrispondenza magica tra Beckett e questa situazione. E andando a vedere, una volta messa in scena, Aspettando Godot, altre opere di Beckett in quel contesto, lui dice, tu vedi qualcosa di nuovo su Beckett, ma allo stesso tempo vedi anche qualcosa di nuovo su quella crisi, sì. scopri questa cosa. Ma dopo che ha studiato varie situazioni, un giorno si è reso conto che non c'è ancora nessuno che ha messo in scena Beckett nel contesto della crisi finanziaria sì. che gli Stati Uniti viveva in quegli anni. Quindi nel 2011 Lance è venuto a New York con un amico, ha fatto un'audizione per trovare gli attori, in pochi giorni ha messo su una, diciamo,
messa in scena di Aspettando Godot e l'ha portato in mezzo ai manifestanti di Wall Street, Sì. Occupy Wall Street, quindi a Zuccotti Park, dove si radunavano questi Ma manifestanti come performance? come performance, Sì. proprio in mezzo alla gente, con cartelli, tra i cartelli di proteste. Anche loro hanno portato cartelli dove c'era scritto invece le battute di Beckett. Per esempio, una diceva, almeno Lucky, che è uno dei personaggi, almeno Lucky ha un lavoro. Oppure, c'era un cartello che dice, pensa porco, pensa maiale. Anche questa è una battuta di Aspettando Godot. Messo là sembra rivolto ai Certo, potenti dell'economia in di un Wall contesto Street. Sì. completamente E diverso. lui diceva che ci sono stati alcuni momenti di miracolose corrispondenze, per esempio tra Beckett messo in scena da loro e quel contesto. Per esempio, a un certo punto uno dei personaggi dice: la strada è libera, è di tutti. Sì. Ma Wall Street non è di tutti, questo lo Certo. sappiamo, e tutti quanti si sono messi a ridere. E un'altra cosa è che quando loro sono andati a Wall Street, prima ancora di mettere in scena, Lance Durford ha notato che la manifestazione stessa assomigliava molto allo spettacolo di Aspettando Godot. Questa gente non faceva nulla. Non facevano una richiesta specifica che poteva andare in qualche agenda del governo, no, stavano lì, occupavano, secondo lui, quasi inutilmente, senza sapere cosa fare Senza un obiettivo e una strategia. specifico. Sì. E questo gli sembrava veramente una manifestazione becchettiana. Certo. E così abbia avuto inizio il loro spettacolo. Scivolato dentro questa situazione, ci stava dentro bene, in un certo senso. E così come in altri contesti in cui Beckett o altri spettacoli sono stati messi in scena in questi ultimi 20 anni, dagli anni 90, a cominciare da Aspettando Godot di Susan Sontag, anche quello spettacolo ha tirato fuori non solo da Beckett, ma anche dalla situazione circostante qualcosa che altrimenti ci sfuggiva. Sì, ma quindi il senso di attesa sia nel fenomeno dell'hikikomori, sia nell'occupare uno spazio senza un'attività precisa, può essere anche in qualche modo l'anticamera per future interpretazioni di Beckett, magari nel mondo del virtuale, magari dentro il web. O in internet, Può dove c'è anche un'attesa molto molto precisa, molto costante. Può essere, ma più che altro, tornando al titolo della nostra mostra che si chiama Prigionia Invisibile, Sì. ieri a Torino con altri amici stavamo parlando, discutendo appunto di questa cosa del mondo di web, che sta diventando in un certo senso una prigionia per noi, perché è molto utile, è uno strumento molto utile, quindi ci affidiamo, usiamo, ma allo stesso tempo Macina tempo. cominciamo a essere veramente quasi Prigionieri. prigioniero di questo mondo. Una cosa molto interessante che mi ha ricordato una delle opere televisive di Beckett, che si chiama Trio degli Spiriti, in inglese Ghost Trio, c'è una figura umana, non si capisce bene la sua identità,
con capelli molto lunghi, bianchi, che sta sempre così. Non sta diritto, ma sempre così. È la stessa postura che uno oggi vediamo molto spesso con la gente Con lo che con lo smartphone, smartphone o tablet sta sempre così. sì, quindi è rinchiuso in se stesso, Rinchiuso in se stesso, come se lui avesse anticipato sì. di qualche decennio anche la postura, che è quasi una Certo. regressione dell'essere umano, ma a livello posturale c'era già anche questa figura nell'opera di Beckett. Quindi, in sostanza, in conclusione, Beckett, anche se le sue opere risalgono a decine di anni fa, continua a essere un autore contemporaneo e sempre rivisitabile. Sì, forse nemmeno come immaginava lui. Per Sì? esempio, lui, sia come autore che come regista, rifiutava questa interpretazione che abbia una corrispondenza con la realtà. Piuttosto portava sempre di più, le sue opere verso una certa astrazione, un mondo un po' più a sé, no? Mentre invece dopo la sua morte, avvenuto nell'89, dagli anni 90 in poi, così come vi sto raccontando, a cominciare da Sontag fino a questo Ransom di Rutherford, molti registi hanno portato proprio le sue opere in mezzo alla realtà, soprattutto alla realtà di difficoltà o di disagio sociale e politico. In quella situazione le opere di Beckett, come se avesse provocato una specie di cortocircuito tra l'opera teatrale, l'opera artistica e il mondo reale, ha acquistato una forza catartica che prima non c'era, non conoscevamo. Prima le opere di Beckett per noi era qualcosa di più difficile, più astratto, un po' inavvicinabile, interessante ma non Sì. così facile da capire. E a cominciare da quegli anni abbiamo conosciuto le opere di Beckett in modo molto più concreto, anche molto più realistico anche. Certo. Ed è la forza di tutti i grandi geni e classici della letteratura, del teatro, dell'arte in genere. Credo di sì. Grazie Josche, Grazie a voi. Certo, ci risentiremo magari per tirare un bilancio di questa mostra qui a Roma. Grazie. alla fine. Grazie.